nostra scuola attualmente, ecco, ha circa 93.000 euro di contributi da incassare, che sono riferiti al 2014 e al 2013, parti almeno del 2013 dalla regione per quanto riguarda il nido. Chiaro che di fronte a questa situazione noi abbiamo una carenza forte di liquidità e andiamo in difficoltà a pagare stipendi, tredicesime e comunque tutto quello che riguarda, non solo questo, ma che riguarda anche il funzionamento della scuola ogni giorno, quindi fornitori, bollette, luce, gas, eccetera, eccetera. Voi dove trovate adesso le risorse per pagare gli stipendi? Allora noi fortunatamente, ecco, perché siamo una scuola di un certo, una certa grandezza, diciamo, abbiamo un accantonamento del TFR, ecco, che andiamo ad attingere in questi momenti di difficoltà, oppure l'altra occasione che abbiamo, opportunità che abbiamo, è quella di ricorrere chiaramente alla parrocchia e chiedere che ci girino dei soldi temporaneamente in attesa dei contributi. Una scuola paritaria sicuramente d'eccellenza, ma anche i genitori hanno difficoltà a far fronte alle rette scolastiche. Sì, allora su questo si sta sempre più manifestando una difficoltà di pagare le rette da parte dei genitori, che ci sono un buon numero, ecco, diciamo sull'ordine di un 15% di famiglie che pagano la retta. Che non pagano la retta in tutto o in parte. Più si manifesta, voglio dire, questo fenomeno di famiglie che vanno in difficoltà perché uno dei due non lavora o tutti e due a volte non lavorano, chiaro che i costi vanno, voglio dire, suddivisi, ecco, per le altre famiglie. Una contrazione dei contributi contenuta, voglio dire, o in ritardo, vabbè, la parrocchia sarà disponibile perché crede nel valore della famiglia, nel valore dei bambini. Chiaro che se parliamo di cifre importanti, che su 93.000 euro bisogna capire cosa ci arriva, le decisioni saranno drastiche, voglio dire, nel senso che la scuola, ecco, andrà verso la chiusura, come penso tantissime scuole del Veneto. La passione educativa non ha stipendio, penso che questa sia la cosa che stimola ogni insegnante e la sfida che hai ogni giorno davanti a un bambino, a una famiglia, a un territorio che richiede una certa risposta. L'educazione può migliorare la vita di ognuno, solo con l'educazione possiamo migliorare la vita degli altri. Dunque investire sull'educazione, anche se è invisibile, però investire sull'educazione, lavorare per l'educazione è la sfida che oggi il mondo si chiede.